Estate Chiaramontana 2019. Teatro, jazz, reading, concerti, sagre, musei. E lo sport con la Coppa Monti Iblei. Fino al 15 settembre, ogni giorno a Chiaramonte Gulfi. Infinite ragioni per vivere insieme l'estate. Costituita nel 1969 per la salvaguardia degli interessi professionali degli imprenditori edili, l'ANCE di Ragusa è da sempre impegnata nello sviluppo dell'industria edile e nella qualificazione tecnico-professionale delle imprese del settore. L'ANCE fornisce ai soci specifici servizi per superare le difficoltà che quotidianamente le imprese edili sono costrette ad affrontare. Entrando a far parte della grande famiglia degli imprenditori edili e dei costruttori, potrai contare su 50 anni di esperienza. Contatta gli uffici dell'ANCE di Ragusa, invia una mail a info@ance.rg.it. Salve amici, eccoci al consueto appuntamento con l'informazione di Teleiblea. Qualcuno dirà, ma che vuol dire questo canale 13? Quelli che magari sono tornati dalle vacanze e non hanno avuto durante questo periodo occasione di accendere la televisione. La verità è che la nostra emittente ha acquisito anche un canale che è il canale 13, ma vi devo dire che abbiamo ancora delle difficoltà tecniche, tanto è vero che siamo in prova tecnica, perché alcune cose non funzionano. Stiamo aspettando dei tecnici che vengono da fuori per poter sistemare questo piccolo problema. Però già in molti, se fate la sintonizzazione, ci troverete sul canale 13, ma continuate anche a vederci sul 110. Il tempo di sistemare, poi andremo tutto sul 13. Questa è la notizia d'apertura, perché qualcuno dirà, che vuol dire l'abbiamo spostata? Abbiamo spostato Teleiblea anche sul 13. L'altra cosa che, dice uno, si spaventa, oggi le previsioni, se avete visto sui telefonini, su internet, ma anche tutti i telegiornali, dicevano che avrebbe piovuto a più non posso. Praticamente dalle 2 del pomeriggio, forse anche prima, fino a tarda sera, forse anche fino a domani mattina, doveva piovere, ma piovere veramente, mica per scherzo. E quindi questo ci aveva un po' preoccupato. Ora ci organizziamo, invece, devo dire, caldo, sì, c'era nuvoloso, io sono stato un po' in giro anche a Rosolini, un caldo incredibile, quando invece eravamo pronti, magari con le scarpe più pesanti per sguazzariare nell'acqua, invece niente. Perché? Perché le previsioni sono previsioni, non c'è scritto nella Bibbia che è così, va bene? A proposito di Bibbia, il vescovo di Ragusa, Monsignor Cuttitta, ha manifestato in un comunicato vicinanza alla vittima dell'odioso episodio di violenza che si è svolto a Vittoria. Ne hanno parlato tutti, questa signora che è stata fermata da questo personaggio chiedendo aiuto, e poi alla fine l'ha violentata per più di 3 ore e l'ha minacciata di morte se avesse detto qualcosa. Molto coraggiosa la signora, è andata alla polizia, prima in ospedale e poi alla polizia. Allora, cosa dice il sindaco? Scusate, il vescovo, il sindaco no, il vescovo. Occorre un grande patto per l'educazione e la legalità fra tutti coloro che hanno a cuore le sorti di questa terra, come le istituzioni, la scuola, la chiesa, la famiglia, le agenzie educative, i servizi sociali, le forze dell'ordine, la magistratura. Tutti devono trovare il modo, ecco, per trasmettere ai giovani quei valori che purtroppo sono sempre meno nel patrimonio genetico delle nuove generazioni. Dispiace constatare che l'autore di questo gesto aveva già commesso lo stesso reato.
lontano da qualunque slogan del garantismo, eccetera, eccetera, occorre però che ci sia una certezza della pena. E il Vescovo ribadisce la necessità che la giustizia debba tutelare i più deboli e debba rieducare chi ha rotto il patto civile con la comunità. È evidente che se i fatti di queste ore dovessero trovare conferma anche a livello giudiziario, che qualcosa non ha funzionato, consentendo la reiterazione del reato, quello che ho detto ieri. Però il Vescovo dice una cosa, secondo me, importantissima, che noi rischiamo di dimenticare. Avete visto quanti film con una violenza inaudita, quanti film vengono trasmessi quotidianamente, americani, non americani, con una, appunto, violenza che non ha limiti, che nei film viene addirittura amplificata, proprio, come vi posso dire, viene esagerata, dove il sangue che schizza oltre le parti, le teste che vengono tagliate, gli omicidi sono delle cose normalissime. Ed ecco che non c'è dubbio che in menti che non trovano la giusta storia educativa, perché la scuola, come ha detto, le istituzioni, la scuola, la chiesa, la famiglia, le agenzie educative, non riescono a spiegare a che cos'è la vita, e invece la vita gli viene spiegata da telefilm di violenza, è comprensibile che per loro i limiti si siano spostati molto più in là. Io ricordo che ai nostri tempi bastava sgarrare di un po' i genitori di un volante, non eravano. Oggi, se ti permette di dare uno schiaffetto, interviene il telefono azzurro. Ma io voglio sapere quanta gente come me aveva il genitore che usava la cinghia. Ve lo ricordate questo? Perché? Però abbiamo avuto una educazione sana. Ora che non venite voi educatori a dire ah, ma era sbagliato, secondo me è sbagliato ora, e si vede quello che accade quotidianamente. Comunque io apprezzo l'intervento del Vescovo di Ragusa, e chiede che magistratura, cittadini, forze dell'ordine possano mettersi insieme per far sì che si respiri un clima di reciproca fiducia. Questo è l'intervento di Monsignor Cuttitta, sindaco. Non so perché mi viene sindaco, ma ce lo facciamo sindaco, che ne sappiamo. Spero di no, per lui, non vorrei. Allora, visto che siamo su questo argomento, io continuo su questo argomento, poi parleremo di politica, lo faremo dopo questa intervista che vedrete. Allora, restiamo un po' in un argomento che posso definire religioso, perché qualche giorno fa c'è stata la festa di San Giovanni. La festa di San Giovanni aveva c'è stato tutto un corollario di iniziative, perché la festa del patrono, ecco, vedete le immagini che abbiamo noi trasmesso e che abbiamo anche mandato al comune, perché il comune di Ragusa, no, è pronto a spendere 111.000 euro per fare, che vi posso dire, la cantante, come si chiama lei, però poi quando c'è una televisione che 300 euro fanno le pulci, io spero che le pulci le facciano anche a quegli organizzatori di manifestazioni ai quali sono andati 20, 30, 40, 50 mila, 100 mila euro, e le pulci si devono fare a tutti, perché poi, vedete, è troppo facile fare i forti con i deboli, perché è sempre così. Bisogna fare i forti con i forti ed essere deboli con i deboli per poterli aiutare. Allora, queste sono le immagini di San Giovanni. Però prima c'era stata un'iniziativa interessante, che era un'iniziativa che abbiamo visto con il coinvolgimento di Don Giorgio Occhipinti, carissimo amico nostro, che ha scoperto che il braccio di San Giovanni è una reliquia che fa miracoli.
Beh, allora uno un po' ci ride, però sai, sui miracoli non ci si può ridere, perché se è miracolo, manco la scienza può giustificarlo, quindi se è miracolo è miracolo. E allora cos'è accaduto? È accaduto che Don Giorgio, qualche giorno prima di San Giovanni, se n'è andato all'ospedale di Ragusa portando questo braccio di San Giovanni, braccio argentato di San Giovanni, l'hanno portato all'ospedale e all'ospedale hanno fatto un giro delle stanze dell'ospedale proprio per, come posso, ecco, vedete, questo è il braccio, è, molto, è un braccio in argento, nella parte religiosa, quando si parla di San Giovanni c'è sempre questo braccio, così come anche nella alla cattedrale di Malta, no? Poi c'è una storia lì che vi racconterò un'altra volta. Allora, ecco, come vedete, poi Don Giorgio lo ha portato in ospedale, dice: voi credete ai miracoli? No, noi siamo un po', come si dice, scettici e agnostici in questa cosa, però non c'è dubbio che per chi crede, questi atti sono addirittura delle medicine potentissime, perché non c'è nulla di meglio per un malato al fatto che possa credere grazie a queste cose. E vedete qui come il braccio di San Giovanni fu portato qualche giorno prima della festa, quindi il 27 o il 28, in ospedale al pronto soccorso, proprio per fare, e guardate che lì c'era il dottor Giovanni Noto, che è il responsabile del pronto soccorso, anzi si chiama chirurgia d'urgenza, eccetera eccetera, ma io l'ho sempre chiamato pronto soccorso perché è così. Allora, noi abbiamo fatto allora l'intervista che vi mandiamo ora, non l'abbiamo mandata precedentemente, questa intervista la mandiamo ora, l'ha fatto Teresa. Guardate, c'è una cosa interessante, c'è Don Giorgio che racconta una storia che parla anche di Monsignor Rizzo, il vescovo Monsignor Rizzo, ma poi il dottore Noto parla dell'ospedale, quindi del pronto soccorso e come vanno le cose al pronto soccorso. È un'intervista di qualche giorno fa, quindi diciamo che è abbastanza fresca. Sentiamo. Allora, vogliamo partire proprio dall'inizio, intanto dalla sua esperienza con San Giovanni e con l'Altissimo. Se parliamo della mia esperienza con San Giovanni e con l'Altissimo, devo anche fare un po' di riferimento, ma così molto veloce, anche al mio cammino di non credente sino al 1984. Poi nel 1985, grazie anche all'accostamento con gli ammalati e grazie anche al volontariato svolto con gli ammalati, sono diventato credente. E quindi poi ho lasciato il mio lavoro per entrare in seminario. Ancora ricordo e ringrazio Dio di quale Monsignor Rizzo, anche se lui in cielo senz'altro si ricorderà di me e di noi, che mi disse, tanto mi ha accolto con, veramente come un padre in seminario, e questo per me è un ricordo indelebile. E poi quando mi ha ordinato sacerdote ha scelto la data del 24 giugno. Io ho chiesto: ma perché è proprio la data di San Giovanni Battista? Primo perché tu come seminarista sei in cattedrale, ma poi perché come il Battista avrai un compito un po' particolare e difficile. Intanto il Battista indica il Cristo, l'agnello di Dio, infatti è la statua che abbiamo in cattedrale, avete visto che sul braccio sinistro tiene il libro dei sigilli dell'Apocalisse con l'agnello, e quindi tu dovrai indicare l'agnello, cioè il Cristo, e come il Battista dovrai tirarti, metterti dietro, mai far emergere te stesso, ma far emergere invece solo e unicamente Cristo, così come ha fatto Giovanni con quel braccio che noi vediamo in questo modo alzato. E cioè molti lo interpretano come un braccio di rimprovero, perché Giovanni era abbastanza energico, però in realtà con quel braccio lui indicava la via da percorrere, la via giusta che porta appunto a Cristo, la via della conversione e della penitenza. Quindi è
la via primaria, cioè indica il cielo. Anche questo braccio, vedete la mano, le dita sono rivolte verso l'alto, quindi vanno ad indicare l'unica vera strada che è appunto il Cristo e il cielo. Questo braccio, pensate che anticamente già dal 1612, quando poi è stato realizzato, perché sono state donate due reliquie, parliamo quindi nel 1600, quindi sono state donate due reliquie alla diocesi, ci sono delle documentazioni fra l'altro al museo della cattedrale, e in questa è contenuto un pezzettino di osso ecco, del braccio del Battista, ma nell'arca santa che si trova in cattedrale e dove c'è il capo tagliato, quindi sul piatto, pare che ci sia incastonato un pezzetto di reliquia che è un pezzetto di dente di San Giovanni Battista. Noi abbiamo questo braccio che anticamente veniva quando c'erano casi di malattia, di calamità, di disastri, di situazioni difficili, veniva solennemente esposto ai fedeli, e questo braccio, pensate che anche ha raggiunto anche le case di alcuni ammalati. A maggior ragione si è pensato, ecco, di fare questo itinerario di benedizione agli ammalati con il braccio in un luogo di sofferenza. Don Giorgio, io la ringrazio moltissimo, ma dobbiamo salutare e ringraziare il dottor Giovanni Noto, che è il primario, il direttore del pronto soccorso. Noi ci troviamo al pronto soccorso del Giovanni Paolo II, si mette in favore di telecamera, poi ritorniamo al braccio. Questo è il primo evento importante, diciamo, per quanto riguarda il Giovanni Paolo II, perché c'è l'arrivo del braccio di San Giovanni Battista in un luogo di sofferenza. Voi siete sempre vicini a chi soffre, questo purtroppo è un luogo di sofferenza, però meno male che esiste. Sì, meno male che esiste il pronto soccorso. Proprio stamattina abbiamo ricevuto una lettera di ringraziamento da parte di un paziente che pochi giorni fa è arrivato in condizioni bruttissime qua, e grazie al coordinamento, non lo dico io, lo dice la figlia che scrive questa lettera, il coordinamento di tutta l'equipe del pronto soccorso, degli anestesisti, di tutti quelli che sono dati da fare, dei radiologi eccetera eccetera, in tempo proprio brevissimo siamo riusciti a trasferirlo a Catania, dove è stato operato in urgenza e oggi è stato trasferito dalla rianimazione al reparto di chirurgia vascolare, sta bene, e siamo contenti di questo, per cui questo è il luogo dove noi gestiamo i casi che devono essere. Quella, la mission del pronto soccorso è quella, è l'emergenza, urgenza. Dopodiché siamo colmati da tutto ciò che non è emergenza, urgenza, che però ha la dignità di essere anche quello visto. Per cui io dico sempre che per chi crede la speranza è importante, tra l'altro è una delle virtù dialogali, la speranza. Per cui la speranza è fondamentale per chi crede. Avere la speranza di essere aiutati da San Giovanni Battista, da Maria, per chi crede è fondamentale. Noi ci mettiamo la nostra, noi chiediamo anche noi la grazia ai santi, per chi crede, che ci proteggono e ci aiutano nel nostro lavoro. D'altronde è un lavoro che sta vicino a chi soffre realmente, e sta vicino anche a chi, pur non soffrendo realmente, ha bisogno di conforto. Ormai i pronti soccorsi sono diventati dei centri sociali che stanno vicariando tante cose che man mano vengono a mancare. Per fortuna da noi no, ma alcuni miei colleghi mi raccontano di pronto soccorso che la notte diventano dei dormitori per Torino, Milano, per i barboni e per tutto. Noi abbiamo tante altre realtà. Ne abbiamo avuto anche noi qualcuno negli anni passati, ora poi man mano sempre questo episodio sta andandosi sempre più diradando, però è vero, vicariamo tante cose che ormai non vengono più supportate da un welfare reale.
ma sempre più ipotetico. Beh, noi siamo il vero welfare, noi siamo qua. Vicini sempre, vicini. Non perdiamo tempo, vicino la gente, a tutti. La gente non deve pensare che perdiamo tempo, la gente non deve pensare che allunghiamo il brodo, che facciamo altre cose. Chi lavora al pronto soccorso lavora per tutto il turno dedicato a quei pazienti. Se poi arriva un paziente grave, uno può anche togliere 4 ore a tutta l'equipe, per cui si creerà l'inferno. Senza risparmiarsi. Ma questo lo devono capire. Il pronto soccorso è quello. Il pronto soccorso è il luogo dove molto spesso si fanno i miracoli. È quello. Per cui devono capire che noi dovremmo solamente fare questi miracoli. Facciamo tante altre cose oltre questo. Dico, non voglio essere blasfemo. Miracolo nel senso umano del termine, non nel senso divino, però. Però con l'aiuto del divino. Io mi auguro sempre che poi Padre Giorgio ci benedica a tutti e che possiamo veramente fare il nostro dovere e non essere abbandonati almeno da loro che ci guardano dall'alto. Questa è Teleiblea. Costituita nel 1969 per la salvaguardia degli interessi professionali degli imprenditori edili, l'ANCE di Ragusa è da sempre impegnata nello sviluppo dell'industria edile e nella qualificazione tecnico-professionale delle imprese del settore. L'ANCE fornisce ai soci specifici servizi per superare le difficoltà che quotidianamente le imprese edili sono costrette ad affrontare. Entrando a far parte della grande famiglia degli imprenditori edili e dei costruttori, potrai contare su 50 anni di esperienza. Contatta gli uffici dell'ANCE di Ragusa, invia una mail a info@ance.rg.it. Benissimo, quindi avete sentito anche come si sta operando all'ospedale. Non c'è dubbio che attendiamo alcuni passaggi che sono molto importanti, per esempio l'ostetricia che deve arrivare nel nuovo ospedale. Questa questione degli stroke, io non lo so se lì abbiamo avuto anche delle esperienze dirette, se è giusto che continui a esserci a Vittoria, mentre a Ragusa dicono che dovrebbe essere l'unità stroke anche a Ragusa. Vabbè, sono cose delle quali parleremo, allora aspettiamo che rientrino un po' tutti e chiederemo come vanno le cose nel mondo della sanità. Il governo nazionale Conte ha incassato anche il sì del Senato, beh, insomma era normale, io l'ho detto, per restare in piedi si farebbe qualunque cosa. Naturalmente c'è stato uno scontro violento con Salvini. Quello che però ha fatto molto preoccupare gli italiani è la faccia di Luigino. Cioè Luigino non sembra contento, ma devo anche dire che non ho mai sentito, come diceva una volta il Presidente della Repubblica Leone, nucuofane fesserie come quella che ha detto Conte, perché il libro dei sogni di Conte è raccapricciante, cioè ha detto in 1:25 tutto quello che avremmo dovuto fare negli ultimi 70 anni e non ci siamo riusciti e che dovremmo fare nei prossimi 70 anni e non ci riusciremo. E allora andare a raccontare, a prendere per i fondelli la gente dicendo tutte queste cose, secondo me è davvero vergognoso. E la vergogna non è nel voltafaccia, perché
Salvini l'ha fatto pure, Salvini era col centrodestra, ha deciso di andarsene con la Lega per fare il governo. La vergogna è nel fregare gli italiani dicendo queste stupidaggini. Andatevi a leggere il programma di Salvini e vedete se è possibile farne una o due di queste cose, non tutte, e si perde tempo a raccontare stupidaggini tipo ecco il salario per tutti, sì ragazzi, il salario sì, ma ci mandare i soldi, ah, l'abbattimento delle tasse, sì, ma ci vogliono i soldi, dove sono questi soldi? Va bene. Però hanno la stessa cosa, vale al governo regionale dove c'è un problema sui famosi collegati, che pare che comunque il deficit della Sicilia cresce sempre di più. A questo punto ritorniamo un attimo al comune di Ragusa, perché il comune di Ragusa ha alcune iniziative, un bando qui, trasporto, e ora c'è una cosa un po' strana. Ha pubblicato un bando per l'assunzione di un dirigente. Ora io chiedo sempre, e l'ho detto ai tempi della Guardia di Finanza, gli imbrogli non si fanno dopo, non si fanno dopo, si fanno quando si fanno i bandi. Allora se in questo bando in pratica c'è scritto nome e cognome perché si chiedono delle cose che sappiamo bene chi le ha fatte, attenzione, il nome e cognome della persona inserita nella questione del comune, cioè in questo dirigente che cercano per l'ufficio contratti, lo sappiamo, ma è una persona di altissimo livello, non c'è dubbio, però si lede così la libertà di partecipare agli altri. E noi lo sappiamo, sappiamo che ci sono ricorsi già pronti, perché lì c'è scritto, per partecipare deve avere fatto questo, questo e questo. Ma come? È preciso per quello lì che sta là? No? Esatto, per quello. Allora che lo fate a fare il bando? Assumeteli direttamente, non fate questa farsa che continua a essere fatta dai funzionari del comune di Ragusa per pararsi dal loro coso, no? Perché poi lì tutti gli imbrogli li fanno e poi cercano le arance a terra per i 300 euro delle televisioni. Una vergogna assoluta. Quindi queste cose accadono e io chiedo al sindaco, che aveva detto intanto che i dirigenti scendevano da 9 a 7, cosa che non ha fatto assolutamente, le riporterà ora a 9, ma come al solito non si fa mai un bando come si deve. C'è sempre il trucco e questa cosa non è bella. Diceva perché cos'è? No, il trucco è nel fatto che si mettono questi paletti, poi dopo parteciperà uno solo e non ci sono problemi. Perché poi vedete, nei comuni succedono le cose, io mi chiedo, a Modica ogni tanto rispunta Piero Torchi. Piero Torchi che dovrebbe essere nascosto nell'oblio modicano, dopo che, secondo me, ha avuto una ampia parte e un'ampia responsabilità su tutta una serie di cose che non sono accadute. Per esempio, qualcuno dice che buona parte del deficit in cui ora il comune di Modica si trova parte da prima di lui, ma poi lui ci ha messo una buona spinta. Poi è stato coinvolto in storie un po' strane e ogni tanto ritorna Piero Torchi come se fosse in grado di dettare, no, o di dare i dettami della correttezza, dell'onestà e della pulizia di una città, quando uno in verità certi ruoli non li ha saputi svolgere nel modo giusto. Poi processi, voi ricordate la Modica bene, gli assegni, che io ho detto, se un magistrato riesce a scrivere tutte queste cose e poi alla fine lo assolvono io a loro e tutti gli altri, mi preoccupo. Va bene? Va bene, quindi diciamo al sindaco di Ragusa che sarebbe bene cambiare un po' la situazione. Detto questo, io mi avvio a chiudere perché, come avete visto, sono i telegiornali un po' più brevi, proprio perché siamo ancora alla ricerca di una chiarezza su questo canale 13. Abbiamo un ospite in studio
E vi devo dire che l'Avis di Ragusa, al contrario della questione Torchi, è così adamantina, così limpida, che viene portata, diciamo, in tutta Italia a esempio. E allora va bene questa, sentiamo questa intervista con Franco Bussetti, presidente dell'Avis provinciale, poi ci sarà ancora Teresa che ci parla della compagnia Godò, che quest'anno ha avuto grande successo con le sue attività a Donna Fugata, ma non solo di questo. Bene, grazie amici per la cortesa attenzione, seguite i servizi, noi ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. Questa sera, come vedete, riparliamo, perché noi ne parliamo spesso, riparliamo dell'Avis e segnatamente col presidente emerito, past tempore, dell'Avis provinciale, attuale, cosa sei, consigliere? Cosa sei? Consigliere. Consigliere Franco Bussetti. Prima che iniziasse la campagna per la raccolta estiva abbiamo avuto il piacere di avere il presidente pro tempore, il dottor Saladino, Giampiero, e oggi abbiamo un passato presidente, tra l'altro che è stato consigliere nazionale e tutto. Allora, diciamo subito che la campagna estiva dell'Avis, che come sempre ha splendidi slogan, l'avete visti man mano passare anche sulle pagine video nostre, si conclude domenica, ma diciamo che già oggi, poi i numeri possono variare di 10, 20, non cambia niente, si può dare un sostanziale giudizio. Allora Franco, dici com'è questo giudizio? Sì, il giudizio è positivo, come sempre. Fortunatamente positivo, però ormai insomma la positività è una costante e speriamo che permanga tale. Noi abbiamo raccolto i dati dal 1 luglio al 31 agosto e quindi abbiamo un leggerissimo calo rispetto all'anno 2018. Che è stato però eccezionale. Che è stato eccezionale, ma abbiamo raccolto 160 sacche in meno, che in un totale di circa 6.500 sacche, 6.439 per l'esattezza, diciamo, hanno una percentuale. Ma tra l'altro non sappiamo che fino a metà settembre questo calo si riduca, addirittura si annulli. È probabile di sì, speriamo almeno di sì. Abbiamo appunto quest'anno allungato di una settimana o 10 o 2 settimane, perché alle volte l'abbiamo chiusa al 31 agosto, proprio al 30 agosto, proprio per come dire, per alimentare un po' più i primi giorni di settembre, che sono sempre una criticità. Sono una terra di frontiera, sono una criticità prima che riprenda il giro normale, quindi abbiamo fatto questo esperimento, vedremo ora domenica, la prossima settimana, come sarà andata, ma comunque io sono sicuro, in ogni caso le cifre sono lì. E volevo dire, questo qua, come sempre, la raccolta, il risultato positivo, anzi estremamente positivo della raccolta come tradizione, deriva da una serie di fattori che vanno visti concatenati l'uno con l'altro. Innanzitutto il fatto che ci siano dei donatori che vogliono dare il sangue, ma questo diciamo che ormai è una cosa assodata. Poi c'è un grosso lavoro di preparazione, una grossa dimostrazione di efficienza nella raccolta, ma c'è, credo, anche e soprattutto il fatto che ormai si sia capito, credo, noi lo diciamo, io lo vedo ogni anno che vengo a fare, ormai saranno 15 anni, 20 anni che vengo a fare le domande, e sono costretto inevitabilmente, bene o male, a fare le stesse domande, perché lo slogan è sempre quello: il bisogno non fa inferie. Ma per fortuna la gente lo sa, se ne è convinta ormai. Questo, diciamo, per questi fattori, diciamo, che di continuità, che è importantissimo, fondamentale, va dato merito alle sezioni, a tutti gli operatori, al servizio trasfusionale, che mette sempre a disposizione tutti gli accorgimenti e il personale per rispondere, diciamo, anche nella pratica poi vera e propria dell'atto tecnico, a soddisfare il bisogno della raccolta del sangue. Le sezioni ormai si scominciano, sono 2 o 3 anni, posso dire, che si cominciano a vedere bene i segnali,
fanno una programmazione durante l'anno, cioè tutti i donatori che vengono a donare sei mesi prima di luglio e agosto. Cioè levano eccezionalità della donazione. Mi viene già ricordato, vedi, esatto, che a luglio e agosto. Guarda che quindi diventa normale, questo diventa normale. E quindi noi non facciamo altro che un'opera, come la veste provinciale, di come dire, di ricordo, di suggerire, ricordare che c'è questo appuntamento, diciamo, al quale insomma i donatori non possono mancare. Loro lo sanno. E quindi... Sentiamo, ci sono state emergenze particolari in questa estate? Le emergenze nel nostro territorio non mi risulta che ci siano state. Però noi in relativo, perché poi noi di solito tra virgolette aiutiamo con gli altri. Noi poi è diventata una cosa fortunatamente, come dire, molto relativa, perché noi siamo entrati, fortunatamente la regione siciliana è stata in grado ormai da diversi anni di poter, come dire, fare una programmazione preventiva delle unità di raccolta, eccetera, e quindi c'è una sorta di compensazione fra chi può disporre di qualche unità in più e chi invece è in carenza, noi e qualche chi è in carenza e quindi... Cioè, sì, ma allora, io lungi da me il volere fare polemica, si dovrebbe poter anche andare a cercare perché qualcuno non sia mai e altri sono sempre in carenza, ma lasciamo correre, che ci porterebbe a un discorso diverso. Quello che però è importante, e questo è importante, che davvero determinate cose facciano non solo parte del DNA, ma sotto certi profili, e voglio dirlo nel senso buono, della coreografia. Vedi per esempio l'Automo dei Cammarina, no? Sono presenze che se non ci fossero uno sentirebbe che mancano. Sì, quest'anno voglio dire proprio l'attenzione dell'Aves comunale è stata rivolta proprio a questo messaggio di immagine, nel senso che ha aumentato di una settimana, 10 giorni l'automoteca in sosta a Marina, proprio per, come dire, proprio per questa funzione di immagine, un'immagine che ricorda questo bisogno e quindi sollecita, come dire, i donatori a muoversi nella direzione. Ecco, ma tu come storico esponente avissino in generale e provinciale in particolare, dove vedi i segnali più interessanti in provincia? Ma i segnali più interessanti sono nel rafforzamento di alcune realtà. Io questo vedi ad esempio Comiso. Quale Comiso? Comiso. Realtà importanti. Perché ci sono dei momenti in cui c'è un anno che c'è un exploit e poi man mano magari c'è una riduzione per un fenomeno che si può verificare, insomma, e poi c'è anche a questa cosa segue poi una riduzione nel tempo per ritornare più o meno nelle fasi storiche. Come se invece sono ormai diversi anni che ha... Come si dice, il trend in salita. Il trend in salita, non solo consolidato gli exploit dei primi 2 o 3 anni, ma il trend continua in salita. Certo, non può continuare con gli stessi, con lo stesso andamento, però insomma via. Poi ci sono altre realtà, anche piccole, soprattutto quelle piccole, perché quelle grandi vanno bene per conto loro, non le... Sono più stabili, non le molto, sì, non le nomino, ma come Agate ad esempio, che sono 2 o 3 anni che insomma ha una buona... Guarda che ne avete una anche a Scoglitti, o mi sbaglio? Come? C'è un centro raccolta anche a Scoglitti? No, a Scoglitti l'avevamo, poi i donatori di Scoglitti donano a Vittoria. Quindi ormai sono di nuovo a 12, non sono più. Sì, perché insomma, abbiamo dovuto un po' anche noi razionalizzare, cioè, non solo dal punto di vista associativo, ma anche dal punto di vista tecnico, e anche più giusto e più corretto dal punto di vista sanitario. Bene. Questa cosa qui. Sì, allora, detto questo, quando... finisce una campagna, e nel caso per l'ennesima volta
finisce come si sperava che finisse, tirate le somme, che è quello che stiamo facendo anche noi, vediamo qua le potenze mezze, altre immagini. Uno si ferma 5 minuti a riflettere o direttamente parte sul nuovo impegno? Ma no, noi ci fermiamo a riflettere, tant'è che nel prossimo consiglio direttivo c'è un punto specifico all'ordine del giorno in cui c'è una valutazione, una riflessione su quello che si è fatto, si raccolgono un po' di notizie anche da parte delle altre sezioni della provincia e si cerca sempre di trovare, insomma, molto fiscalmente ormai, ma di trovare qualche deficit, no? Per poterlo aggredire ed eventualmente eliminare. Ma riuscite a trovarlo, no? Insomma, qualche cosa, se uno proprio lo vuole trovare, qualche cosa si riesce, per esempio, a trovare. Che cosa vorresti poter appianare? Quale spigolo vorresti poter arrotondare? Ma io, come dire, secondo me il punto su cui battere ed insistere non è tanto la campagna, sulla campagna, diciamo, vera e propria promozionale che si fa, che si può migliorare con una maggiore... Ma entro certi limiti, l'Asia? Sì, diciamo da un punto di vista tecnico, con una maggiore integrazione con le attività delle sezioni, eccetera. Ma io sarei per... infatti non mi stanco mai, insomma, di dare questo suggerimento, di continuare imperterriti in questa opera di programmazione. Una programmazione non sulla carta, ma una programmazione, diciamo, fronte a fronte con il donatore, ricordargli ogni volta che viene nei mesi questo penso che viene male, in qualche modo si faccia, no? Si fa, ma insomma, anche perché il bello dell'Avis a tutti i livelli, credo in tutta la provincia, è il fatto che che il rapporto non è mai freddo fra donatore e associazione. No, per fortuna no, e infatti riscontriamo sempre, diciamo... Non dico che ci si conosce tutti, ma un grande, gran parte sì, insomma, soprattutto nei paesi piccoli. Senza, diciamo, dire, non un grande, ma un discreto appeal fra i donatori. Comunque, poi i donatori sono i mattoni dell'edificio dell'Avis, noi siamo soltanto coloro che... eletti dai donatori che conduciamo, cioè, diciamo, paesi da un punto piccolo, di vista tipo Giardano, Acate, ci si conosca quasi tutti, sì, sicuramente sì. Quindi è davvero l'immagine della famiglia calzante, calza a pennello. Perfetto. E allora andiamo a chiudere. Assodato che vi riunirete dopo il giorno 15 a riflettere, quali sono i programmi immediati entro la fine dell'anno? Ma i programmi immediati... Dell'anno nel senso 2019? Sì, sì. Non... per l'Avis provinciale sono ancora delle iniziative che porteremo avanti per la scuola. E che è molto importante noi, questo. Diciamo, la scuola ormai per noi è stata sempre ed è per tutta l'Avis è strategica, certo, per quanto riguarda la mission. Ma soprattutto per noi, per il nostro territorio, dove ormai, come dire, le persone di una certa età sono loro, tutte quelle che si devono... quelle di una certa età, giusto? Sono ormai coinvolte, insomma, quelli che poi devono donare il sangue. Con questo non voglio dire che è esaurito questo discorso, però, ma se uno guarda avanti non può fare altro che guardare all'agenzia privilegiata che è la scuola, insomma, certo, dove ci sono i giovani, e quindi portare un messaggio positivo innanzitutto, quello del volontariato e quello del dono. E poi, che poi sullo specifico quello nostro, la nostra missione, che è il dono del sangue. Va bene, detto questo, mi poi pare altre che altre iniziative, bene, insomma, che voi abbiate continuate ad avere controlli, continuate a superarli tutti brillantemente, sì, acquisite ancora certificazioni sempre più alte, insomma.
ormai siete le carte sono... Siete un faro. E poi avanza anche, diciamo così, il sistema tecnologicamente, perché ora c'è una delle frontiere che cui stiamo cercando di... stanno cercando di... come dire, superare, raggiungere quella della no carta, quindi di eliminare la carta, che sai benissimo. Un effetto ecologico. Ma soprattutto è una questione anche di sicurezza, perché i dati non si manipolano più, ma sono tutti elettronici. Detto questo, allora ribadito, anche se è un termine forse logoro e desueto, ma comunque, detto ancora una volta che la campagna è andata benissimo e che siamo ai livelli record dello scorso anno, sacca più, sacca meno, perché la differenza poi se ci sarà, sarà di qualche decina. Ringrazio Franco Bussetti, consigliere, ex presidente, ex un milione di cose nell'Avis locale, comunale, provinciale, ex senatore però, e nazionale, ex senatore come anche io, purtroppo siamo solo ex senatore. Vuol dire che Tempus continua ad essere fuggente, e detto questo ci diamo appuntamento alle prossime iniziative, e ricordando che comunque, anche se è vero che il bisogno, che sa che il bisogno non va in ferie durante l'estate, anche durante l'anno, anche se non in ferie, il bisogno c'è sempre, quindi bisogna sempre continuare, ma diciamo che il mio invito è assolutamente inutile, perché in questa provincia non ce n'ha bisogno assolutamente nessuno. Grazie a Franco e buonasera. Buonasera. Ospiti della compagnia Godot, siamo reduci tutti da un successo straordinario di palchi diversi estate, con delle tragedie classiche veramente portate sulla splendida scalinata del castello di Donna Fugata da 5 anni a questa parte. Con un successo straordinario avete lasciato tanta gente fuori, perché praticamente non c'entrava più nessuno. Esatto. Allora, Vittorio Buonaccorso, Edipo Re, Medea e Pluto, insomma. Allora, in realtà ci accingiamo l'anno prossimo a fare il 5° anno di questa nostra rassegna. In realtà sono 9 anni che lavoriamo al castello portando tanti spettacoli, ma questa formula della scalinata è da 4 anni che la portiamo avanti con tanto successo anche l'anno scorso, con spettacoli sempre classici, da Pirandello a Shakespeare. Quest'anno abbiamo riproposto un nostro successo, che è Edipo Re di Sofocle, con una traduzione fatta apposta per noi da Maria Greco, una scrittrice catanese, e poi Medea in una versione completa, perché avevamo fatto Storia di Medea, ma questa volta abbiamo voluto farla la tragedia completa, con protagonista Federica, e devo dire che ha avuto un successo anche questo straordinario. E Pluto, una commedia, ci siamo voluti divertire con la parola straordinaria di Aristofane, e coinvolgendo tanti nostri allievi, attori. In complesso noi abbiamo avuto una compagnia nei 3 spettacoli di circa 40 persone che hanno si sono divertiti, hanno lavorato, si sono sacrificati un'intera estate. La particolarità di questa rassegna è anche, molto spesso non viene evidenziata questa cosa, che noi proviamo all'interno degli orari del castello, quando proprio il pubblico sale sulla scalinata con i passeggini, con tutto il chiasso, quindi noi proviamo con la gente che ci passa attorno. Non è facile fare i monologhi di Edipo e di Medea mentre la gente urla, fa chiasso, eccetera. Però ci siamo abituati, abbiamo abituato anche i nostri attori, i nostri allievi, e devo dire che la cosa bella è che molte volte, spesso, i visitatori si fermano e si dimenticano di visitare il castello per seguire la prova, e poi vengono agli spettacoli incuriositi da questo gioco. Federica, tantissimi turisti, si è sparsa la voce, insomma, è come l'arco che scocca, no? Da 4 anni a questa parte
tantissimi turisti da tutte le parti d'Italia, anche da fuori, che sono venuti a vedere i vostri spettacoli, perché hanno capito che sono di un certo spessore, storia culturale altissimo, e poi questa estemporanea della scalinata che avete inventato voi, che avete riqualificato voi. Sicuramente in passato saranno state fatte delle cose, non voglio dire che abbiamo inventato da zero, però diciamo che una rassegna delle opere classiche complete, interamente pensate e costruite sulla scalinata, io credo che l'abbiamo diciamo inventata noi, ecco. È nato poi per caso, perché il primo anno non c'era la possibilità di mettere un palcoscenico, mancava il bilancio, e allora abbiamo deciso di misurare con questa scala, e ci siamo appassionati sempre di più, sia noi sia il pubblico. Però quello che mi ha fatto particolarmente piacere quest'estate, devo dire che è stato un crescendo. Questo è stato il quarto anno, e è stato già l'anno scorso, era stato meraviglioso con Edipo, con la casa di Bernardo Alba, di Garcia Lorca, ma Pirandello, la Pirandelliana, devo dire abbiamo dei ricordi meravigliosi di tutte le serate. Quest'anno però c'è stata una particolare esplosione, e tra le frasi più belle che ci sono state dette alla fine da poi tanti del pubblico, poi salgono, ci vengono a salutare, a conoscere, è che cioè, hanno visto muoversi questi attori su questi gradini con una naturalezza, con una presenza scenica che li ha veramente colpiti. Quindi non è soltanto la suggestione, il colpo d'occhio che è innegabile, perché la bellezza del castello. Le vostre performance sono straordinarie. Non lo so, non sono io a doverlo dire, ci hanno scritto delle cose belle, e ci hanno scritto delle lettere che hanno sentito di addirittura di scrivere al sindaco, all'assessore. Non lo so, abbiamo raccolto così tanto che non ce l'aspettavamo, cioè noi siamo sicuri del lavoro che facciamo, perché lavoriamo veramente tanto. Noi abbiamo fatto delle giornate intere di lavoro anche sotto il sole, i ragazzi hanno lavorato sotto il caldo infernale, sì. di queste estate. Esatto, sotto il caldo infernale, perché gli orari sono quelli del castello, quindi noi sappiamo quanto lavoro c'è, forse non tutti lo possono immaginare, i ragazzi possono confermare, ecco, alcuni di loro li hanno fatti tutti e tre, alcuni ne hanno fatti uno, due, ma insomma hanno lavorato tantissimo. Però veramente non ci aspettavamo questo ritorno, questo riscontro, questo andare nei dettagli, questo desiderio di volerci dire delle cose belle. Hanno fatto dei confronti imbarazzanti, noi abbiamo avuto per esempio tantissimi dalla provincia di Siracusa, e ci telefonavano dicendo, e sapete, si è sparsa la voce, abbiamo incontrato delle persone di Noto, di Marzameni, hanno detto che voi fate le tragedie rispettando i testi, ci hanno detto che sono meglio di quelle di Siracusa, cioè per noi sono delle cose incredibili da ascoltare, perché noi lavoriamo veramente senza mezzi, in povertà. Quindi è stato eccellente, persone che chiamavano da Torino, da Milano, da Venezia, da Treviso, ancora prima di arrivare si prenotavano il posto, perché con questo passaparola ci hanno detto che questi spettacoli sono bellissimi, che siete bravissimi. Poi colpitissimi, devo dire, molto dai nostri ragazzi, dalla giovane età, quando salivano e vedevano che loro, insomma, in realtà sono giovanissimi, hanno interpretato anche personaggi come Creonte o come rifei più anziani o come donne vissute, cioè sono rimasti colpiti. Quindi siamo ubriachi, grati all'amministrazione, perché concederci il lusso di lavorare in questo spazio meraviglioso è stata una cosa importante, cioè ci hanno confermato e permesso di far crescere le serate. E si sono impegnati sia il sindaco Peppe Cassì, che è stato presente più volte, sia l'assessore Barone, si sono impegnati perché hanno visto con i loro occhi che non stiamo inventando nulla. Però c'è da dire che noi abbiamo rischiato, noi non sapevamo che la stagione sarebbe andata così come è andata, quindi noi non abbiamo avuto un euro di contributo da parte dell'ente pubblico, solo un unico sponsor. Abbiamo rischiato, investito, abbiamo fatto arrivare l'immagine di questa scalinata veramente in tutta la Sicilia e oltre. Quindi credo che se alla fine ci godiamo questo successo, penso che ce lo siamo, penso, ecco, non voglio
straparlare, però, e ringrazio di cuore Teleblea per quello che ha sempre fatto per noi, è veramente importante, ringrazio. Ma c'è una novità, come vi dicevo, allora Giuseppe, Giulia, Alessio, Lorenzo, allora chiedo venia se non sono così brava con i nomi, novità. Soprattutto nord-nord, sì, cosa vi aspetta? Dopo il sud-sud, dopo il successo che c'è stato qui al Castello di Ornafugata, siamo felicissimi. E adesso è stata una grande sorpresa per noi sapere che siamo stati una delle 19 compagnie ad essere stati selezionati per il Milano Off Fringe Festival. E quindi porteremo l'Aumento, che è uno spettacolo molto dinamico, una delle regie più folli e dinamiche e belle di Vittorio, e lo porteremo a Milano al Teatro Libero, che si trova in via Savona numero 10. Do le informazioni? Sì, certo. Sto invitando, se magari comunque qualcuno di Ragusa vuole prendere un aereo, così questi aerei sì, a basso costo, low cost, può venire, perché noi saremo dal 18 al 22 settembre al Teatro Libero in via Savona numero 10 con l'Aumento. Giulia, allora, Giulia, Alessio e Lorenzo, adesso questa volta non ho sbagliato, vogliamo sapere insomma intanto un po' l'esperienza di quest'estate così rovente in tutti i sensi per voi. Allora, è stato appunto un grandissimo successo, ma soprattutto una grandissima sorpresa, perché non ci aspettavamo nulla di tutto ciò, perché a parte che sono stati tre spettacoli molto difficili, perché rispettare